1979, 21 luglio, una giornata calda a Palermo, in pieno centro, caffetteria Lux. Un uomo entra per prendere un caffè, lo beve al bancone, poi va sulla cassa per pagare. Tutto come al solito, se non che alle spalle di quell'uomo tarchiato, baffuto, si palesa un giovane con la faccia dura, però imperlata di sudore. Sembra quasi tremare. Estrae dalla tasca una rivoltella e gli spara a bruciapelo. I colpi che attingono l'uomo alla schiena non ha nemmeno il tempo di voltarsi e vedere in faccia il suo aggressore. Costano la vita a Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo. Un uomo che aveva dedicato gli ultimi 17 anni della propria vita alla lotta contro il crimine. Ma chi era Boris Giuliano? Boris Giuliano nasce in Sicilia nel 1930, figlio di un sottufficiale di quella che all'epoca era la Regia Marina Italiana. Poi, per ragioni di servizio del padre, si era spostato durante l'infanzia in Libia, salvo poi rientrare al termine del conflitto. Aveva studiato giurisprudenza all'Università di Messina, ma nella giovinezza, nei primi anni da adulto, alla carriera forense aveva preferito quella da dirigente d'azienda. Aveva risposto alla ricerca di personale da parte di un'azienda chiamata Plastica Italiana, un'azienda del nord Italia che all'epoca approfittava del cosiddetto boom economico post-bellico, ed era andato appunto a fare dirigente. Ma dentro Boris Giuliano la voglia di giustizia non si era proprio mai e poi mai spenta, tant'è vero che nel 1962 aveva partecipato al concorso per entrare nel corpo dirigente dell'allora Guardia di Pubblica Sicurezza e l'aveva vinto quel concorso, tra l'altro con un punteggio molto molto alto. In virtù anche di questo aveva chiesto e ottenuto di tornare in Sicilia, ma non in una location qualsiasi, aveva chiesto di essere assegnato alla questura di Palermo. 1962. L'importante appunto è questa data, perché siamo nel pieno della cosiddetta prima guerra di mafia. È il periodo in cui le famiglie mafiose si fanno la guerra tra di loro, spinte da un personaggio chiamato Michele Cavataio, un manovratore che mette alcune delle famiglie palermitane contro tutte le altre famiglie del circondario, un po' per eliminare i vecchi rami secchi e per far emergere la nuova classe dominante di Cosa Nostra. In parte ci riesce Cavataio, poi fa una fine bruttissima perché viene ucciso in una strage per mano di uno dei boss che è stato arrestato pochi anni fa, Binnu Tratturi, per capirci, quindi Bernardo Provenzano. Ma all'interno di quella guerra di mafia se ne vedono tutti i colori, ci sono delle autobombe, una di queste costa la vita al boss di Civisi, Cesare Mazzella, il suo posto viene preso da Gaetano Badalamenti. Altri, come il vecchio medico Michele Navarra, capo mafia di Corleone, viene fatto fuori da uno dei suoi luogotenenti, Luciano Leggio, detto Liggio, che diventerà un po' il capo della zona insieme ai suoi fidi guardaspalle che sono Totorina e appunto Bernardo Provenzano. Piovono cadaveri ovunque finché non si arriva alla strage di Ciaculli, una strage che costa la vita non a mafiosi ma a carabinieri. In quel momento lo Stato interviene in maniera pesante e vara le prime leggi speciali con il confino sostanzialmente al nord per i boss mafiosi catturati in carcere, quindi si cerca di estirpare la mala pianta privandola un po' delle sue radici in loco. In tutto questo bailam Boris Giuliano inizia la propria avventura in polizia, approfitta anche di un corso all'estero presso l'Accademia a Quantico dell'FBI. È un'accademia, c'è chi dice di armi speciali per imparare a sparare, tanto è vero che si diffonde la leggenda metropolitana secondo cui Boris Giuliano sarebbe un pistolero provetto, roba da Far West, da film di John Wayne. In realtà va per studiare nuovi metodi per imparare a investigare. Capisce Giuliano infatti che è tramontata la vecchia epoca in cui il poliziotto faceva un po' il giornalista di strada, quindi si aggirava col taccuino, andava ad annotare quello che vedeva in giro. Bisogna scavare in profondità.
E allora proprio l'FBI apprende queste nuove tecniche che tra l'altro un altro grande nemico della mafia, che è l'allora colonnello dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante della Legione Carabinieri di Palermo, sta anche lui applicando il nome. Quello che è il primo caso spinoso nella carriera di Giuliano è un caso diventato noto nell'ambiente della storia italiana più oscura, ed è la sparizione di Mauro De Mauro. Mauro De Mauro è un giornalista, ha cominciato a lavorare a Il Giorno, che era il quotidiano dell'ENI, quindi fondato da Enrico Mattei, che doveva un po' difendere e propagandare la politica dell'ENI e del suo capo, e poi era passato all'Ora, il quotidiano classico di Palermo. Mauro De Mauro è un tipo molto particolare, perché durante la guerra è stato nella decima Mas, è amico personale di Iuno Valerio Borghese, tant'è vero che ha chiamato una delle sue figlie Iunia in suo onore, questo fa capire un po' il rapporto che lo legava. Ma è un personaggio veramente difficile da inquadrare, perché sì, va d'accordo con fascisti e neofascisti, ma lui è un po' uno spirito anarchico. Oltretutto, Mauro De Mauro in quel 1970 sta tirando fuori alcune cose molto particolari, molto interessanti, su un grande mistero italiano, la morte di Enrico Mattei a Bascapè. Perché in quel periodo c'è un regista italiano e un grandissimo attore come Gianmaria Volonté che stanno organizzando un film proprio sulla vita di Enrico Mattei, lo vogliono mettere in scena e portarlo nelle sale cinematografiche italiane. Al che De Mauro gli viene in mente, visto che Mattei aveva avuto parecchi passaggi in Sicilia, aveva molti interessi in Sicilia, l'ultimo viaggio, quello mortale, va proprio dalla Sicilia fino a Milano e si interrompe a Bascapè. Ebbene, De Mauro pensa che forse qualcosa ci sia in Sicilia che possa raccontare della storia di Enrico Mattei, soprattutto del perché della sua morte e su chi sia stato, e comincia a indagare un po' per conto proprio. Raccoglie elementi e dice alla figlia che con tutto quello che ha raccolto gli daranno la laurea in giornalismo, che in Italia ovviamente non esiste, ma è un po' per dire che ha fatto un ottimo lavoro e che molto probabilmente ha scoperto qualcosa di estremamente interessante. Mauro De Mauro scompare sotto casa una sera, improvvisamente, deve rientrare a casa, andare a cena, la figlia lo sta aspettando, la figlia lo vede scendere dalla macchina con un involtino, era andato a prendere degli arancini, ma il campanello non suona e la macchina resta parcheggiata in strada. De Mauro scompare nel nulla, non si sa cosa sia successo, è il classico caso, come si suol dire, di lupara bianca, cioè a un certo punto si capisce che la persona scomparsa è morta, ma il cadavere non verrà mai ritrovato. Ebbene, Boris Giuliano indaga proprio sulla sparizione di Mauro De Mauro e nelle sue indagini si imbatte un personaggio curioso, un legale, un avvocato, si chiama Vito Guarrasi. E questo Vito Guarrasi, come si suol dire, è un po' un uomo che ha le mani in pasta un po' ovunque. Era stato sentito da De Mauro giusto qualche settimana prima proprio sui rapporti che Enrico Mattei aveva intrattenuto in Sicilia, non solo con direttamente l'ENI, che aveva avviato una raffineria a Gela e che aveva diversi interessi in zona, ma anche in relazione a due cugini, Ignazio e Nino Salvo, potentissimi esattori privati di Salerno, cui la regione siciliana da diversi anni aveva demandato la raccolta delle imposte. E forse è stato proprio lo stesso Vito Guarrasi a instradare De Mauro sulla strada che l'ha portato alla sua sparizione con omicidio. E c'è chi dice addirittura che sia stato lo stesso Guarrasi a informare i killer mafiosi, ma di questo ovviamente non c'è prova. Fatto sta che l'indagine su De Mauro a un certo punto viene fermata perché non si trovano nuovi elementi di prova, tutto quanto finisce in archivio. Però intanto Boris Giuliano ha dato dimostrazione della sua capacità professionale, effettivamente è un ottimo investigatore ed è questo il motivo che lo porta poco tempo dopo a sostituire alla guida della squadra mobile di Palermo Bruno Contrada. Chi è Bruno Contrada? Lo sappiamo, è diventato un personaggio delle cronache giudiziarie seguite per gli ultimi 30 anni. Per tanti anni super poliziotto a Palermo con incarichi appunto alla squadra mobile, ma non solo,
si è parlato di lui come della possibile talpa all'interno della procura, colui quale informava la cupola mafiosa dei progressi fatti dal pool di Giovanni Falcone. È finito a processo, è stato condannato, poi ha ricevuto dei benefici di legge. È una figura molto complessa. Comunque, al posto di Bruno Contrada si insedia appunto Boris Giuliano, che imprime una netta accelerazione alla lotta della squadra mobile contro la mafia. E proprio in questo ambito rientra una inchiesta particolare seguita in prima persona da Boris Giuliano, perché un giorno all'aeroporto di Punta Raisi vengono sequestrate due valigette, contengono in totale $500,000 in contanti. Strano, molto strano, anche perché arrivano dall'aeroporto JF Kennedy. Cosa sono quelle valigette? Sono i soldi pagati dalle cosche italo-americane a quelle siciliane per una partita di droga che è partita proprio dalle raffinerie vicino all'aeroporto a Cinisi, il territorio di Tano Badalamenti, e che vengono spedite negli Stati Uniti per essere smerciate sul territorio. È praticamente il classico affare, quello che qualche anno dopo sarà la cosiddetta Pizza Connection, cioè la droga che viaggia dall'Italia agli Stati Uniti e viene smerciata attraverso una catena di pizzerie, e i proventi tornano in Sicilia, dove vengono poi riciclati, reinvestiti da boss come Rosario Spadola, il costruttore, oppure attraverso alcune banche compiacenti. Quando viene effettuato questo sequestro all'aeroporto di Punta Raisi, Boris Giuliano si fa i primi nemici potenti, perché è chiaro che la mafia, quando si vede toccare i soldi, vede rosso. Il secondo grande colpo di Boris Giuliano è l'arresto di due fiancheggiatori che erano incaricati proprio di ritirare quelle valigette, e nelle tasche di questi fiancheggiatori viene trovato l'indirizzo di un appartamento a Palermo attraverso alcune bollette della luce che erano state pagate. Viene fatta un'irruzione, nell'appartamento vengono trovati 4 kg di eroina, numerose armi, proiettili, alcune foto e un documento contraffatto. È una patente di guida e porta la foto, ovviamente non originale, di Leoluca Bagarella. Chi è Leoluca Bagarella? Tanto per dirne una, è il cognato di Totò Riina. È un mafioso della peggior specie, è un killer. E Bagarella questo se lo lega al dito. Decisamente non gli piace il fatto che abbiano scoperto quella patente fasulla che gli permetteva un po' di scorrazzare in giro per Palermo, eludendo i posti di blocco. In più viene trovata un'altra cosa. Vengono trovate delle matrici di alcuni assegni staccati da dei prestanomi, e quegli assegni portano dritto dritto all'attico a New York dell'Hotel Pierre, dove in quel periodo risiede niente poco di meno che Michele Sindona, il bancarottiere, quello che tutti cercano, quello che pochi giorni prima ha ordinato l'uccisione a Milano del liquidatore della banca privata italiana, Giorgio Ambrosoli. Ambrosoli, tra l'altro, pochi giorni prima di morire, aveva parlato con lo stesso Boris Giuliano, stavano indagando tutti e due sulla pista di quegli assegni che portavano da un lato a Michele Sindona e dall'altro alla mafia siciliana. Era la prova provata che la mafia aveva utilizzato le banche di Sindona per riciclare parte dei narcodollari. Qualcosa di enorme. Tutti e due però, Ambrosoli e Giuliano, pagano con la vita. Ambrosoli, ucciso da William Aricò a Milano agli inizi del luglio del 79, e Boris Giuliano la mattina del 21 luglio 1979 alla caffetteria Lux di Palermo. A sparargli è stato proprio Leoluca Bagarella, che, conoscendo la fama di pistolero di Boris Giuliano, fama che, come si diceva prima, non si sa quanto fosse costruita o quanto fosse reale, è parecchio sudato quando gli piomba le spalle ed estrae il revolver, però gli spara quei colpi alle spalle, lo uccide sul colpo e se ne va via, scappa subito. Un po' per Bagarella è stata una vendetta personale, perché d'altronde se l'era legata a un dito per quella storia della patente fasulla, ma c'era anche dell'altro, perché d'altronde pochi giorni dopo l'omicidio di Boris Giuliano in Sicilia ritorna proprio Michele Sindona, che ha finto un rapimento da parte di un sedicente gruppo rivoluzionario che si è inventato da solo, e che torna in Sicilia per scuotere un po' le acque, per
contattare i vecchi amici per avere protezione, documenti e soldi, quello che gli serve per salvare il suo impero. Nel suo girovagare per la Sicilia, Michele Sindona sarà aiutato da alcuni personaggi, tra cui uno è particolarmente interessante perché si chiama Joseph Miceli Crimi. È un medico, è colui il quale spara alla coscia di Michele Sindona per rendere più realistico il rapimento da parte di questi terroristi, ed è anche un membro della P2, perché nella storia entra anche la P2. La loggia Propaganda 2, la loggia deviata facente capo a Licio Gelli, che aveva investito nelle banche di Sindona sempre per riciclare dei soldi sporchi, e che dopo la morte di Boris Giuliano mette alla squadra mobile di Palermo due uomini. Uno è il vice della squadra di Palermo, che diventa facente funzione ed è già nella P2, e il successore di Giuliano ha già presentato domanda di affiliazione alla P2. Ovviamente un'affiliazione che non avrà luogo, perché nel marzo dell'81 i magistrati milanesi Turone e Colombo dispongono la perquisizione della Villa Vanda ad Arezzo di Licio Gelli e delle sue aziende, e con esso la scoperta di quel bubbone che covava sotto la cenere, appunto, della P2. Quindi nella storia di Boris Giuliano, che muore prima di aver compiuto 49 anni, con praticamente neanche avere il tempo di reagire, neanche riuscire a capire cosa gli stia succedendo, ma con la nomea di ottimo poliziotto e con diverse indagini aperte, con la sua morte si chiude un capitolo, ma si apre un periodo storico breve ma molto intenso, che porterà a tante morti violente. Pensiamo che dalla morte di Giuliano in avanti, in Sicilia si apre la stagione della caccia al poliziotto, al carabiniere e al magistrato. Muoiono tantissimi per agguati mafiosi o addirittura con le bombe. E dall'altro si apre la stagione dei grandi scandali. È il periodo del contrabbando del petrolio, traffico da migliaia di miliardi di lire, chiaramente. C'è lo scandalo ormai montante del Banco Ambrosiano, che salterà in aria nell'82 con la morte di Roberto Calvi. C'è appunto la P2, ci sarà l'attentato al Papa, ci sarà veramente tanto. In mezzo ci saranno anche delle stragi veramente odiose, come quella di Ustica e della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Giuliano aveva raccolto elementi su tanti argomenti col punto di domanda. Mauro De Mauro, il golpe borghese, perché ricordiamo che Mattei, la sua morte pare collegata anche al golpe borghese, e lo stesso De Mauro conosceva benissimo Iuno Valerio Borghese. La questione dei narcodollari, la Pizza Connection, e poi il crack Sindona. Come avrebbe detto Tommaso Buscetta, sono cose concatenate tra loro, perché è tutta una lunga catena di eventi che prima o poi le varie maglie trovano il giusto incastro. Basta indagare nel modo giusto, come aveva fatto Boris Giuliano e come purtroppo da quel momento non è stato più fatto per tanti anni, finché non arriverà alla procura di Palermo un uomo, un magistrato, chiamato Giovanni Falcone. Io mi domando cosa avrebbero potuto fare assieme Boris Giuliano, Giovanni Falcone e anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel ruolo chiaramente non più di generale dei carabinieri ma di prefetto di Palermo, se avessero potuto lavorare davvero assieme. Credo che avrebbero potuto scavare al cuore del problema e trovare la soluzione, o comunque trovare tutto il marcio che per decine di anni si è annidato in quel sottobosco, quello chiamato la cosiddetta mafia dei colletti bianchi. La mafia non è solo quella che uccide, quella che spaccia droga o quella che tratta rifiuti pericolosi o armi. C'è anche la mafia cosiddetta dei colletti bianchi, la mafia che si presenta in giacca e cravatta, ben vestita, e che sfrutta quell'enorme massa di denaro che non dovrebbe esistere e la relativa influenza per condizionare la vita quotidiana pubblica e privata. Se loro tre avessero potuto collaborare attivamente, penso che qualche squarcio di luce in più ci sarebbe stato.